Direttrice, mi ha colpito molto il suo intervento dove ha spiegato appunto gli interventi, la situazione del parco di Pantelleria, ma lei ha portato anche un esempio di come i parchi nazionali servano addirittura a scoprire nuove specie mai viste. Vuoi raccontare la storia particolare di questa scoperta, di questo grillo, che comunque è un animale, insomma, gli entomologi sono milioni al mondo, quindi immagino sia difficile scoprire un grillo nel 2023. Ma è stato molto interessante perché durante il censimento della Berta Maggiore i ricercatori mettono di solito un registratore. Ricordiamo, è un uccello marino. Esatto, un uccello marino, simile più o meno al gabbiano di colore marrone scuro. Durante il censimento i ricercatori, per capire la dimensione della popolazione, mettono dei registratori durante la notte, perché di solito sono animali notturni, e hanno sentito un frinire un po' particolare. Subito pensavano a un grillo presente a Pantelleria, in realtà non l'hanno riconosciuto, quindi hanno mandato la registrazione in giro per l'Europa, perché comunque gli entomologi è molto specialistico, non lo riuscivano a riconoscere, quindi hanno pensato potesse essere una nuova specie, però per ovviamente verificarla era necessario prendere un maschio e una femmina. Anche quello è stato molto difficile perché è un grillo che vive sulla costa e dentro ai sassi. Una volta trovati gli individui, in effetti dall'analisi si è scoperto che era una nuova specie, e per dare il nome alla nuova specie abbiamo utilizzato un social, abbiamo fatto un sondaggio, e alla fine Grillo Pantescus è quello, Acheta Pantescus, scusate, è quello che è risultato il nome più gettonato rispetto a Fantasma, per dire, o Petrusus, che era un altro Questo è il nome indiano. scientifico, ma è stato scelto anche un nome volgare o ancora no? Grillo Pantesco alla Pantesco fine, da Pantelleria, ovviamente. certo, Senta, ovviamente. questo mi sembra interessante anche dal punto di vista, per parlare appunto, per dare un esempio pratico di questa comunità scientifica che si muove tutta insieme a livello internazionale quando c'è da risolvere un dubbio, un problema o in questo caso riconosce una nuova specie. È proprio quella collaborazione che si chiede poi anche in altri ambiti scientifici. Questa è un caso emblematico, no? Sì, tra l'altro anche per esempio l'anno scorso abbiamo fatto un convegno internazionale sulle api selvatiche, sulle colonie non gestite, api selvatica, e è stato molto interessante anche questo perché c'è stata la partecipazione di studiosi a livello internazionale, e dal quale è scaturito la dichiarazione di Pantelleria proprio su cercare di tutelare le colonie non gestite di api. E anche questo è stato un lavoro che ha coinvolto ricercatori da tutto il mondo. Direi, perché avevamo anche ricercatori dalla Nigeria. Un altro esempio tipico dei problemi o delle possibilità che si presentano ai parchi nazionali, soprattutto quelli sulle isole, che sono ambienti circoscritti e anche più fragili in questo senso, è il caso della pianta che state cercando di eradicare, che sta la pianta aliena ovviamente, che sta infestando, fra virgolette, insomma, le aree naturali di Pantelleria. Ce ne vuole parlare? Sì, il Pennisetum setaceum è una delle specie invasive, che è anche nell'elenco delle specie aliene del Ministero. Se vedete, in Sicilia sta soppiantando la macchia mediterranea. A Pantelleria, per fortuna, ne abbiamo ancora pochi individui, e quindi stiamo cercando delle zone pubbliche di eradicarle, di toglierle, e stiamo facendo un lavoro anche con i proprietari, appunto, delle case e giardini, affinché la tolgano dai giardini e la sostituiscano con la macchia mediterranea, proprio per valorizzare e aumentare la biodiversità. Qui entra anche in campo l'educazione ambientale, perché questa pianta è particolarmente bella, come raccontava lei, quindi c'è anche da fare un'opera di convincimento verso queste persone che la usano come pianta decorativa alla fine. Sì, in effetti è esteticamente bella, soprattutto non ha necessità di acqua e si riproduce veramente velocissimamente. Quindi, da un punto di vista di un proprietario che ha un giardino a Pantelleria dove c'è pochissima acqua, ovviamente è il massimo. Ma da un punto di vista della conservazione della biodiversità è invece terribile, perché soppianta la macchia mediterranea, tra l'altro è velocissima, e quindi questo all'interno di un parco non lo possiamo permettere. E come sta andando questa opera di convincimento? Le persone, come si dice di solito, quando sono edotte su un problema ambientale, poi si convincono, quindi c'è questa valenza del dialogo fra gli esperti e i non esperti.
Allora, non è facile perché c'è chi ovviamente è più sensibile e capisce il problema e ci segue, e chi invece ovviamente non le vuole sapere, quindi dobbiamo fare un lavoro di moral suasion, diciamo così, affinché la eradicano, anche perché ovviamente essendo nella lista delle specie aliene va assolutamente eradicata, intanto che è ancora possibile, ecco.